Questo vuole essere un video totalmente random, diciamo anche questo, di ragionamenti totalmente random che potrebbero essere indirizzati a una specifica persona o comunque generalmente a quel certo tipo di persona. Se ragazzi in questo video non riuscite a starmi dietro nei miei ragionamenti sconclusionati, mi dispiace, però di certo non starò ad entrare nel dettaglio, voglio soltanto un attimo parlare così, andando un pochettino a braccio, totalmente a braccio anzi. E quindi questi ragionamenti che mi sono messa a fare tutta oggi, come io di solito faccio, no? Perché sapete che io di solito poi mi metto a ragionare e certe volte sputo cose nei video. Questi ragionamenti, appunto, potrebbero magari pungere nel vivo qualcuno, ma io adesso non mi sto riferendo a qualcuno in particolare, mi sto riferendo appunto a quel tipo di qualcuno, quindi a quel tipo di persona che si comporta in un certo modo. Per cui, se tu che stai guardando questo video ti dovessi sentire tirato in causa, molto probabilmente significa che c'hai un pochettino la coda di paglia. Quindi, non so, magari questo video non ti potrebbe piacere, ecco, diciamo così. E che a me, ragazzi, la gente che si comporta in certi modi non piace. Quindi la gente che pensa di essere furba, capite? Gente che crede di essere avanti agli altri e così, sentendosi così, no? Così avanti, sentendosi al di sopra delle altre persone, si sente anche in diritto di prendere in giro le altre persone, di trattare in certi modi le altre persone e di in questo modo anche, diciamo, ridicolizzare la sensibilità e i sentimenti delle altre persone e la bontà delle altre persone. E a me queste persone, ragazzi, non piacciono assolutamente, ma penso che principalmente non piacciono a nessuno queste persone che, ripeto, si credono talmente furbe da poterti raggirare come vogliono, capito? Facendoti passare anche per idiota, cioè va a finire che nel momento in cui ti stanno prendendo in giro loro se la stanno ridendo tantissimo, ragazzi, perché dicono: ma guardate sto scemo, sto brutto deficiente che si fa raggirare e rigirare come un calzino, come un pupazzo, ti prendono e fanno con te quello che vogliono. E la cosa divertente, oltre che irritante, è che appunto queste persone pensano di essere al di sopra e quindi pensano di essere al di sopra di qualsiasi cosa, pensano di essere al di sopra anche del karma. Però, cara mia persona, che sei così, dovresti invece farti arrivare un attimo il cervello, sempre che tu ce l'abbia, e capire che prima o poi, e non è una minaccia questa, è soltanto un dato di fatto, che prima o poi la vita te la fa pagare, capito? Il karma esiste, mio caro, per cui te che magari ti comporti in certi modi e pensi di poter fare con le persone quello che vogliono, dovresti sapere che la vita ci pensa prima o poi. Potrebbe essere domani, potrebbe essere la settimana prossima, potrebbe essere fra un mese, fra 2, 3, potrebbe essere fra un anno, potrebbe essere anche fra 20 anni, ma prima o poi la vita ci pensa. Perché le persone, ragazzi, le persone furbe, che in quella furbizia ci racchiudono anche un pochettino, direi, di malizia e di cattiveria, prima o poi, ragazzi, la pagano. Non possono passare il resto della loro vita compiendo le loro malefatte pensando di potersela sempre cavare. Mio caro, non so, che puoi essere tu, puoi essere un altro, può essere davvero chiunque nel mondo, ma tu, mio caro, che ti comporti così e pensi di poterla fare franca, sappi che prima o poi la tua vita ci penserà a te e ti farà ripensare a tutto il male che hai fatto alle altre persone, ti farà ripensare a come hai potuto sfruttare la bontà delle altre persone, i buoni propositi e i buoni sentimenti delle altre persone, ti ci farà ripensare e forse, e solo forse, se tu dovessi avere un briciolo di coscienza, cosa di cui dubito, perché ragazzi, chi ha la coscienza non le fa certe cose, forse solo se dovessi avere un briciolo, ma anche un granellino di coscienza, solo allora, solo quando la vita te l'avrà fatta pagare, capirai di aver fatto del male.
Per cui continuare, insomma, ad andare in giro per il mondo, a spargere i germi della tua furbizia, della tua malizia, non ti servirà poi a lungo. Quel genere di persone, ragazzi, che pensano, diciamo, di conquistare qualcosa nella loro vita ingannando e facendo le vittime. Cioè, è proprio un mix veramente tossico. Assolutamente tossico, che nel mondo non può portare che tossicità e veleno, quindi non può che far male al mondo, non può che far male alle persone che lo circondano. E quindi fatelo dire a te che ti comporti così, che pensi d'essere bravo e pensi d'essere furbo, che sei davvero piccolo. E che se pensi di poter passare il resto della tua vita comportandoti così con le altre persone, sbagli proprio di grosso, ma davvero di grosso. Quindi boh, niente, penso di aver finito e non so raga, non ci sto dietro manco io ai miei pensieri, ai miei ragionamenti, insomma sono venuti fuori così davvero. Perché tanto nel mondo basta guardarsi un po' intorno per trovarne a centinaia di persone così, capite? Quindi ho un attimo bisogno proprio di sfogare questa mia insomma voglia di vomitare tutte queste varie cose, questi vari pensieri che mi sono saliti in testa. Non so, fatemi sapere voi ragazzi se avete mai incontrato persone del genere nella vostra vita. E ripeto, possiamo stare tranquilli ragazzi, perché il karma e la vita prima o poi ci pensano.